La nostra congregazione di Suore di San Giuseppe dell'Apparizione venne chiamata in Terra Santa nel 1848 e da allora, attraverso le travagliate vicissitudini politiche e religiose che caratterizzano questa terra, le suore vivono la loro missione a servizio della popolazione locale, sia essa cristiana, musulmana, ebrea, palestinese o israeliana. Da 5 anni anch'io faccio parte della provincia di Israele e Palestina e più precisamente della comunità dell'ospedale San Giuseppe a Gerusalemme, inaugurato nel 1956 a seguito della guerra del 1948, che impedì alle nostre suore dell'ospedale Saint-Louis, rimasto sotto il nuovo Stato israeliano, di continuare a servire la popolazione palestinese rimasta invece sotto la Giordania. Per questo ci troviamo oggi in quella che ora è considerata Gerusalemme Est, o parte araba, da quando, dopo la guerra dei 6 giorni del 1967, Gerusalemme fu unificata sotto lo Stato di Israele. È importante capire questo scorcio di storia per comprendere la portata di ciò che succede oggi. Il nostro ospedale è una realtà piccola, messo a confronto con gli ospedali israeliani presenti a Gerusalemme. Esso conta circa 180 letti distribuiti nei reparti di pronto soccorso, daycare, chirurgia, che abbiamo appena rinnovato, medicina, che invece è il reparto che ci resta da rinnovare, terapia intensiva, reparto privato, maternità, aperta solo nell'aprile 2015 e che include sala parto, puerperio, neonatologia e terapia intensiva neonatale. A questi reparti si aggiungono le sale operatorie, il laboratorio analisi, la farmacia e i vari ambulatori. La maggior parte delle persone che sceglie il nostro ospedale sono di origine palestinese, residenti a Gerusalemme e dintorni, provenienti dalla West Bank o Cisgiordania, al di là del muro di divisione per intenderci, oppure da Gaza tramite accordi con l'autorità palestinese e speciali permessi ottenuti dalla sicurezza israeliana. Sono diversi anche gli stranieri, i religiosi e le religiose, i sacerdoti che hanno come riferimento il nostro ospedale. Ora, fino al novembre scorso era invece molto raro vedere ebrei scegliere il St. Joseph, un po' perché, ripeto, non siamo un grande ospedale, ma un po' di più a causa della divisione di diffidenza che rimane tra ebrei e palestinesi, tra parte est e parte ovest della città. Visto però che il Signore passa attraverso le porte chiuse, ha pensato bene di aprire cammini di incontro in un modo assolutamente inaspettato. Essendo ostetrica, il mio posto all'ospedale nel reparto di maternità e ciò che ho desiderato sin dall'inizio, anzi ancora prima di cominciare, è stato cercare di togliere ogni forma di violenza e di costrizione dall'assistenza al parto, per rispettare il più possibile il processo della nascita nella sua autenticità e lasciare che madre e bambino fossero realmente al centro di questo evento. Allo stesso tempo speravo che in una terra già così segnata dalla violenza, aiutare a far nascere in pace avrebbe forse aiutato questi bambini ad essere un po' di più persone di pace. Il Signore, devo dire, mi ha spinta su questa strada e in questa direzione, creando situazioni ed occasioni che confermavano e realizzavano il desiderio iniziale. Una di queste occasioni è stata l'introduzione del parto in acqua, una vera e propria rivoluzione per la realtà in cui ci troviamo. L'interesse per il nostro ospedale ha cominciato a crescere, fino a far avvicinare coppie ebree in cerca di un'esperienza di parto che non fosse così medicalizzato come accade nella maggior parte dei reparti di maternità. Si trattava non solo di attraversare una strada, antica linea di confine tra Israele e Cisgiordania, prima della guerra dei 6 giorni del 1967, ma di andare al di là, o venire al di qua, dipende dai punti di vista, di tante paure reciproche e pregiudizi nei confronti di chi è diverso ed è considerato nemico. Queste coppie ebree lo hanno fatto e alcune, nonostante il parere contrario, le messe in guardia di familiari ed amici. E hanno incontrato le nostre ostetriche, infermiere e medici palestinesi, i quali, abbassate anche loro le difese e qualche iniziale resistenza, hanno scoperto che loro sono persone come noi. Certo, il contesto rimane quello del conflitto israelo-palestinese e occorre tanta prudenza e delicatezza nei confronti della storia che ciascuno qui si porta dentro. Ma è anche vero che è un dono grande vedere come il Signore apra cammini di pace nel cuore di chi sceglie semplicemente di incontrarsi.
Avevo scelto questo brano di Isaia per la mia professione perpetua e non pensavo che un giorno avrei ricordato queste parole guardando al nostro reparto di maternità a Gerusalemme. Oggi invece è proprio così. Il nostro puerperio, con i suoi 25 posti letto, comincia a non bastare più per accogliere tutte le donne che vengono a partorire da noi. Il progetto sarebbe quello di ristrutturare al più presto possibile il reparto di medicina adiacente, anche perché il Ministero della Sanità israeliano ce l'ha richiesto espressamente. I lavori dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno e con questi lavori di ristrutturazione, 4 camere verrebbero trasformate e unite al reparto di maternità, guadagnando almeno 8 posti letto. Ora, il prezzo per questa ristrutturazione è ovviamente molto elevato. Ogni camera richiede circa $20.000 e noi come ospedale riusciamo a coprire solo una piccola parte delle spese. Il resto è affidato alla generosità della gente e alla provvidenza di Dio. È Lui che ha gettato questo granello di senape e ho fiducia che sarà ancora Lui a farlo crescere perché possa diventare sempre più segno del suo amore incondizionato ed accogliente per tutti.